Da Napoli alla periferia è emergenza sicurezza e baby gang. L'ultimo episodio inquietante arriva da Grumonevano, dove un gruppo di minorenni ha pestato a sangue e mandato all'ospedale alcuni extracomunitari che camminavano tranquillamente per le strade del paese. Ad agire secondo le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza, una gang composta da ragazzini tra i 16 e i 18 anni, che ogni sera, specialmente nei weekend a bordo di scooter, genera il panico tra le strade di Grumo e dei paesi limitrofi. Come si vede dal video, i ragazzi avrebbero avvicinato in moto un uomo e hanno iniziato a dargli la caccia, prendendolo a calci prima e poi picchiandolo selvaggiamente con spranghe e bastoni. Le vittime sono per lo più stranieri o donne o soggetti fragili. In via Gorizia, secondo i testimoni, hanno tirato addirittura una cassa d'acqua ad una signora facendola cadere. E nel weekend situazioni simili si registrano anche a Napoli, per lo più nella zona del centro storico, tra Piazza Dante, Piazza Bellini, la zona dell'Università Orientale, la Galleria Umberto e Piazza Municipio. Orde di ragazzini la fanno da padrone, bivaccando e sporcando le strade, ma anche creando il panico tra le migliaia di turisti che per fortuna ancora affollano il centro storico.